L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. Questo video si intitola Salvini il furbacchione. Perché dico Salvini il furbacchione? Nonostante le problematiche serie di spessore che sta attraversando l'Italia, quindi molto delicate perché c'è una crisi profonda, ci sono problematiche serie con l'Europa, non ci sono i posti di lavoro, non c'è un bel niente, una situazione alquanto delicata che sta affrontando il nostro paese, l'Italia, sia con l'Europa che per quanto riguarda il prodotto interno lordo e tante problematiche annesse connesse. Perché dico Salvini il furbacchione? Salvini il furbacchione perché poi Salvini a Milano Marittima si fa il bagno tranquillo, si mangia la sua insalatina, la frutta spezzettata, i fruttini e quant'altro, con le altre persone scherzando, sorridendo, quindi si mostra magari per ciò che non è, quindi molto populista, integrato con gli altri, socializza, scherza, sorride e quant'altro. Molti sono incazzati con lui per le problematiche dell'Italia, ma non solo con lui chiaramente, quindi Di Maio anche altri ci mancherebbe, però sorride e scherza quando poi magari è grande accentratore, persona molto acuta, molto pragmatica, molto preparata. Io credo sia uno dei migliori politici che abbiamo attualmente, bravo anche a mostrarsi per ciò che non è molto narcisista magari, io credo anche egomaniaco. Potrebbe sembrare dei giudizi, è una sensazione che io ho su Salvini, quindi molto molto preparato a mostrarsi per ciò che non è. Ecco perché io dico furbacchione Salvini. Fermo restando poi le problematiche dell'Italia sono nate già oltre 25 anni fa, già eravamo in una condizione delicata l'Italia, ma anche sotto Berlusconi e quant'altro, quindi non è un giudicare Salvini, però sicuramente oggi siamo messi davvero male. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.